La situazione nella sala era questa. Ragazzi, questi siamo noi, questa è la sala. Ha detto il signore, è tutta vostra. Sono venute 5 persone, 5 in 3 giorni, dall'inizio è Pop Music. Questi siamo noi, pre-Pop Music. Pappizzati anche tu. Pappizzate anche tu. E dopo vi daremo una grande recensione Iotobiana. youtubiana. A dopo. Ragazzi, siete fortunati a non aver visto Pop Music, ma allo stesso tempo sfortunati. Sarà un lost media a breve termine. Un mese fa la nostra vita è cambiata. Abbiamo visto il trailer di Pop Music per la prima volta. Una realtà parallela, misteriosa, che vive di sentimenti attraverso la musica, i racconti e le immagini. Noi in questo periodo vedevamo solo e unicamente film alla Dingo Pictures, come appunto Noce di cocco. Pedro Galletto Coraggioso. La principessa del dragone. Non ha una madre, non ha una madre, non ha una madre. Le avventure di Colcinelli. Anyways, in questo periodo ci vedevamo solo film di merda e ci è arrivato in home di YouTube, no, in home di TikTok, questo trailer incredibile di Pop Music. Ci siamo subito illuminati. E abbiamo detto ok, dobbiamo andare assolutamente al cinema a vederlo, non aspetto altro. Ne hanno iniziato a parlare Dario Moccia, streamer, chiunque ha iniziato a parlare, anche perché questo film è stato finanziato dal governo ed è stato pagato 4,6 milioni di euro per la realizzazione. Ci sono voluti 14 anni per questo prodotto. E penso che siamo stati tra i pochi in Campania, che 6.000 euro di incassi. E quindi calcolando più o meno 8 euro a biglietto, facendo un calcolo sulle 800-850 persone ad averlo visto, noi siamo due sfortunati. Abbiamo chiesto anche al botteghino del cinema in cui siamo andati, e in quella settimana eravamo andati in 5, e infatti hanno detto: potete passare anche martedì a prendere il poster. Oggi mia mamma mi ha fatto un regalo. Bellissimo, ragazzi. Guaiù. Perché guaiù? Ma di che stiamo parlando? È stato veramente difficile continuare la visione del film, cioè io mi ricordo che sono uscito dal cinema distrutto. Mal di testa assurdo. Il film non ha trama, non ha un obiettivo, non ha una morale, non può spiegare niente al. Tutto vero, confermo tutto. Soprattutto non ha un target, cioè, l'età media di chi lo può guardare è inesistente perché non è un prodotto riferito ai giovani, non è riferito ai vecchi, non è riferito. Non ha pubblico in nessun modo. Ragazzi, è stata tosta. Noi abbiamo visto la merda negli ultimi giorni, abbiamo visto la merda dei film e questo è stato il peggio. Il film più brutto che noi abbiamo mai visto a mani bassissime. Abbiamo visto anche I Gladiatori di Roma. Oro il mio piccolo bel bambino! Sarò un gladiatore, questo è il suo destino! Film vecchio, cioè 10 anni fa, più o meno, 12 anni fa, è uscito. Igino Straffi, creatore delle Winx. 40 milioni di budget, uno dei film più brutti che noi abbiamo mai visti, sempre animato, italiano. Ma questo è assurdo, cioè Pop Music è imbattibile. Gladiatori di Roma è assolutamente un Oscar in confronto a questo cesso. In questi giorni poi ci siamo documentati perché dopo aver visto il box office abbiamo contattato pure lei chi è personalmente sui direct, tanto ha 500 follower, quindi dice vabbè, ti risponde per forza. Però non ci ha risposto anche perché in questi giorni sta mandando delle diffide a tanti creator che parlano male, ma ha lanciato addirittura una petizione per farlo rimettere nei cinema. E comunque abbiamo fatto anche qualche ricerca su lei chi è, e abbiamo trovato un commento su TikTok di una persona che ha lavorato anche al progetto, e in pratica lei chi è miliardaria proprio di famiglia, quindi questa invece è stata la reazione dei nostri amici che erano presenti con noi in sala. Poppy, che ne pensi di Pop Music? Io ho il PTSD dopo questa cosa.
dovrei avere un risarcimento danni morali, non ho letteralmente capito niente di questo film. Jacopo, che te ne è parso di Pulp Music? Mi è piaciuto, me l'avrei pagato anche 10 euro, sinceramente, ho pagato 8 e mi è sembrato poco. Non è niente da dire. Grazie ministro San Giuliano. Gabriele, che te ne è parso di Pulp Music? Che te ne è parso di Pulp Music? Se tu mi fai la lobotomia, se lo vai a guardare sparagni i soldi. Però molto bello, mi è piaciuto. Sono tutti i cagnolini che ballavano insieme. Il bruco. Lorenzo, che ne pensi di Pulp Music? A me è piaciuto. Ragazzi, siete fortunati a non aver visto Pulp Music, ma allo stesso tempo sfortunati. Sarà un lost media a breve termine. Molto a breve, ma infatti la nostra paura era quella di non poterlo non vedere mai più. Vedere, perché siamo andati a vederlo? Perché non potevamo recuperarlo. No. Era la nostra unica occasione di vedere Pulp Music. Pulp Music! Un cartone animato, a chi l'hai mandato? Vabbè, a tutte le riviste number one che si hanno pubblicato tempo fa. Riscuotendo così tanto scalpore. E che reazione hanno avuto i giornalisti? Ci hanno stroncati e poi sono scomparsi tutti. Ottimo lavoro! E come ti è venuto in mente di comunicare una cosa del genere? Non mi sarebbe mai venuto in mente una generata simile.